Yarkvash. Oggi si consumerà qualcosa che resterà negli annali della storia. È vero? Mi sta guardando malissimo, fagli un primo piano strettissimo, guarda. Mi sento impreparata. Guarda che sguardo minaccioso. Loconda ha pensato dentro di sé, ma invece no. Noi oggi consumeremo, solitamente Nunzia si lancia il guanto della sfida, lo vedi? Ah, il guanto della sfida. Invece no, questo è il guanto della pace. Mettitene uno tu, me ne metto uno io. Hai calcolato la misura? No, perché le ho prese così, pure a mezza. Tu però mettila, che sennò non ci possiamo stringere la mano. Anche a me, abbiamo la mano grossa noi due, Si vede, dal nostro fisico. Un fisico, quello delle orecchiette. Signori, oggi, Nunzia, suggeriamo la pace. Avete sentito? Una pace che deve durare. Duratura. Neanche il patto atlantico, cioè neanche un accordo stretto fra i paesi della NATO. Ci sto. Ci stai? E lo facciamo con la benedizione di Rosa. La braccia accese con noi. È vero, Rosa? Sì, è vero. Sa da fare questa pace? E voglia, per tutti però. Per tutti, non solo per noi, per tutti. Per tutti. Per tutti. Rosa, Nunzia, come va la situazione? Beh, da come si può vedere, da detto anche da altri, non è che vada per il l'ultima migliore. Persona che è passata, tranne di quelli che abitano qua, sono lui. Io. Cioè l'ultima che sto io, cioè quando è stato l'ultimo che è arrivato qui, non si capisce quanto tempo fa. Speriamo bene, noi siamo speranzosi e ottimisti, speriamo bene. Che arriva tanta gente, ma senza contagio, senza problemi, che già ne abbiamo tanti. Tantissimo. Chi vivrà vedrà. Ma è cus che vuol fare vaccino. Tu non porti la mascherina, non porti il vaccino. Dice che lui, plebo, birra per lui, non per noi. Vabbè, Rosa, la situazione non cambia nel non senso. Non cambierà che... mai. Durerà un altro po'. Durerà non si sa fin quanto sarà questa cosa. Sfattiamo un mito, ma tu d'estate la braccia non ce l'hai accesa? Fa caldo. Fa caldo, no, perché uno pensa alla braccia accesa sempre, no, invece no. L'inverno, non all'estate. Ma come l'hai fatta a fare così piccolino? Bastoncino più stretto. Con bastoncino più stretto. Non deve un cramp. Quando i mariti non ci danno veleno, allora le dita prendono sempre quella più piccola. Quando ragam po facciamo lo scappo per la Valdana. Quindi sappiate, se state comprando quelle piccoline è perché non sarà gatto. Se non ha litigato, fa quelle piccoline con tanto amore. C'è sarà gatto. Come si chiama il marito di Nunzi? Boh. Come boh? Giovanni si chiama Giovanni. Come si usa chiama? Amo. Com'è? Amo. Allora mi si scritta Leonardo. Ha sentito Giovanni Leonardo? Scusami. Però scusami Leonardo. A me gli è da perdere. Abbiamo fatto la pace. È il futuro delle orecchiette. Sarà un arcobaleno. Sarà bello. Dobbiamo sempre sperare. La speranza. Sempre. Il nostro patto. State buon. Eccola Franca, guardate col coltello, con la mano, guardate col dito, con l'indice, col pollice. Eccola qui, sta andando Franca, quanti ne riesce a fare al minuto, Franca? Tante. Tantissime. Eccola qua, guardate quanto è veloce, guarda, tre generazioni di orecchiette a confronto, di tutte le misure, piccole, grandi, medie, eccole qui. Franca ce la fai, addirittura d'arrivo. Eccola qui Franca, manca pochissimo, mancano 5 6 orecchiette, 1, 2, 3, 4, 5, e vince Franca!